Tre piani e 15 sale, un percorso che accompagna il visitatore in un viaggio irripetibile che, partendo dai dipinti di Antonio Mancini, raggiunge i più importanti interpreti della scuola napoletana e quindi pittori francesi del XIX secolo, in particolare appartenenti alla scuola di Barbizon. Si presenta così il Museo dell'Ottocento, fondazione di Persio Pallotta, che oggi ha aperto i battenti a Pescara alla presenza, tra gli altri, del ministro del turismo Garavaglia e del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Non posso che ringraziare i coniugi di Persio per questa meraviglia donata alla città di Pescara, di fatto, ma non solo, all'Italia, perché avere messo in piedi un'operazione di questo tipo è veramente encomiabile. Adesso sarà compito del pubblico valorizzarla nel modo migliore, promuovere al meglio questa grande collezione che non solo per Pescara ma per tutto il centro Italia avrà un'importanza notevole. L'Abruzzo, che sta andando bene e è in forte rilancio in questo periodo, avrà questa carta in più da giocare, quindi un'ottima notizia per tutto l'Abruzzo. Questo museo è un unicum in Italia, contiene quadri dell'Ottocento napoletano che sono di livello internazionale. Ringraziamo la famiglia di Persio e i coniugi che con la loro fondazione hanno donato al mondo questo museo collocato nella nostra città, e questo museo sarà un ulteriore motivo di attrazione per le persone che verranno a visitare la città. Oggi Pescara corona un sogno, perché dal punto di vista culturale Pescara ha avuto sempre ambizioni internazionali. Oggi con questo museo sicuramente si colloca in una posizione diversa rispetto al passato, e mi viene da dire che qui c'è stata una passione che si è trasformata in collezione e che è stata donata agli occhi di tutti. Che è una donazione dal punto di vista etico alla cultura italiana, perché al di là del fatto che il museo sia privato e il privato sia proprietario delle opere, la quantità di artisti che lui ha raccolto con la sua intelligenza aprono uno squarcio nella conoscenza dell'arte italiana, che era fino a questo momento imperfetta. C'è un avanzamento, c'è la possibilità di far conoscere opere d'arte e artisti che erano stati sottostimati, quindi è un museo che restituisce all'Italia una parte della sua storia parzialmente dimenticata. Beh, penso proprio di sì, basta guardare le opere, diciamo, ammirarle, commentarle e tutto lì sta. Oggi la presenza del ministro, del critico d'arte, del professor Sgarbi. Il professor Sgarbi seguiva questo percorso da parecchio, il ministro invece è stata una sua iniziativa di venire, avendolo sentito parlare molto. Oggi è un grande giorno per la città di Pescara. Anche per me.